Buongiorno. Buongiorno. Sono. Che ora sono? Forse alle 8 stamattina. Alle 8 o meno, diciamo che forse alle 8. Devo fare la colazione insieme con questo. Perché il mio marito ha già mangiato stamattina presto. Io devo mangiare, ma non, io non mangio le cose dolci di mattina, io mangio il riso, adesso il riso non ne ho, costa troppo il riso, e il pane, cioè, mangio il pane. Prendo il vino, vino, oi vino. Gina è venuta, e dove è andata? No, è venuto. C'è il vino. Fermo. Tu lo vuoi anche? Sono i miei due cagnolini piccolini. E devono mangiare pure te. Mangia. Tieni, mangiate. Mangiate. Bibite. Così io, se io mangio bene di mattina, io ho la forza di affrontare la giornata. Funziona bene al cervello, so bene quello che devo fare io. Sappiate che io sono sola. Tante persone mi dicono, come fai? Come fai a resistere? Eh sì, non avete capito negli anni passati come ho potuto affrontare il più difficile ancora. Adesso so affrontare bene, perché io non vado più a lavorare, ma negli anni passati, come fosse che non riuscivo a respirare, mancava l'aria, sentivo sola, non vedevo nessuno intorno a me, ma sono sopravvissuta. Adesso la mia situazione non è niente confronto agli anni passati, adesso mi devo affrontare solo i miei vicini, critica dei miei vicini, che mi hanno accusata che ho maltrattato i miei familiari. Il tuo vicino, vuoi cambiare il tuo vicino? Va? Annella, Annella! Vino di mattina. Panni. Io devo mangiare perché se non devo mangiare, anche il cervello non funziona bene. Io non faccio critica dalle altre come fanno. Le altre cose, la mia priorità adesso è soltanto i miei familiari che stanno male di salute. Ma so che questa volta c'è ancora la sofferenza è enorme, ma so bene che potremo superare, sono sicura. Io le ringrazio, quelle persone che, una signora più giovane di me, che io quando chiamo, in quel momento che mi sento in pericolo, lei viene subito. Adesso c'è un ragazzo tanto bravo, se io chiamo lui, se è libero, viene subito subito. Questo mi fa sentire bene. Grazie, intanto la ringrazio prima di tutto Dio che io credo e poi gli altri.
devo giocare anche come una bambina. Perché se io devo giocare io come... Ma che sto facendo tutto il genere? Devo stare... Ma quando c'erano come gente capace che voleva mangiare... Come una persona... Che volevano stare con loro! Vede che mio marito si mette a gridare. Perché lui vuole anche parlare. Tu hai mangiato già, stamattina è finito. Ah. Hai mangiato il latte, il caffè, pane con marmellata, quello che ho fatto io. Non so capire niente. Che vuol dire? Non so capire, balanza, 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 balanza. Adesso lasciami stare. Che vuol dire? La pancia che pancia, che pancia che pancia, che pancia che pancia, che pancia che pancia. Vi auguro una buona giornata. Alla prossima volta. Ciao. Buongiorno.